Amici di Libasca, siamo qui con Gigio Gresta. Coach, grazie per essere qui. La vittoria che non ti aspetti, però il game plan è stato in qualche modo rispettato. Sacripante aveva paura degli esterni di Cremona, hanno fatto effettivamente paura. Siamo stati molto bravi, abbiamo avuto percentuali al tiro importanti. Il primo tempo siamo anche riusciti a difendere bene. Abbiamo sofferto la loro finta zona. Abbiamo commesso qualche errore, probabilmente in quel contesto qualche errore anche da parte mia nel non chiamare i giochi contro la uomo mentre era una zona, perché era una fitta zona. Abbiamo fatto un po' in ritardo, però l'importante è che il piano partita è stato rispettato dai ragazzi e anche in quel momento di difficoltà abbiamo tirato fuori gli attributi e abbiamo vinto. Ecco, infatti, quanto ti è piaciuto il fatto che ti aspettavi sicuramente un rientro di Cantù, però la squadra ha tenuto anche quando naturalmente le percentuali si sono abbassate. Cantù ha cercato di inseguire Cremona snaturando il proprio gioco, cercando magari più il tiro degli esterni, però si è visto che non è riuscita a rientrare fino alla fine. È chiaro il perché Cantù sia rientrata, cioè è rientrata con la zona dove noi non siamo stati bravi e pronti in quegli 8 minuti, 9 minuti. E di conseguenza è chiaro dove abbiamo sbagliato, mentre è altrettanto chiaro dove abbiamo fatto bene. Contro la uomo abbiamo giocato una partita eccellente, colpendo la loro aggressività, cioè con il passaggio in più, trovando tiri aperti. Contro la zona abbiamo commesso degli errori, però lo sappiamo e quindi basta lavorarci sopra, e sono errori che sono sicuro non ricommetteremo. L'ultima domanda, Gigio, si è visto un grande equilibrio nella distribuzione dei tiri, perché anche le bocche di fuoco principali non hanno preso tiri eccessivi, e soprattutto anche grande gestione da parte dei play che si sono avvicendati nel gestire il flusso. Quando c'era da correre hanno dato sfogo al contropiede, quando invece c'era da gestire e giocare anche col cronometro è andata molto bene. Abbiamo dettato noi il ritmo. Siamo stati bravi perché, appunto, hai detto bene tu, abbiamo distribuito bene i tiri. Distribuendo bene i tiri non abbiamo solo una bocca da fuoco, quindi le difese devono stare attenti su tutti. Quindi io direi una partita, non posso dire da 10 lode, perché i minuti giocati contro la zona sono stati minuti negativi, però una partita sicuramente eccellente da parte di tutta la squadra. E ti intesti anche la prima vittoria contro Cantù, eravamo 8-0, sfatata anche la Cabala. Eh sì, l'anno scorso chi era? Siena, quest'anno Cantù. Adesso, non so, Pistoia la prossima, perché okay. Pistoia ne abbiamo giocata una e non l'abbiamo vinta. Ecco. Grazie, bocca al lupo. Grazie, crepi. Grazie, coach.